Siamo nell'orto, stiamo mettendo a dimora i pomodori. Succede che, per un nostro errore, si spezza, la cima viene cimato. Che facciamo? La buttiamo una piantina così? Ah, io penso proprio di no. Ve lo spiego dopo la sigla, ma ci mettiamo veramente 2 minuti, Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Può capitare che se il pomodoro è troppo lungo, una manovra fatta male da parte nostra possa spezzare la punta, vedete, si è proprio spezzata. Però la pianta è sana, soprattutto se si è acquistata, che costa 50 centesimi una piantina così. Ora, buttarla, dispiace, bisogna dargli almeno un'altra possibilità. Dovete sapere che il pomodoro, lateralmente, così come un po' tutte le solanacee, crea dei rami che si chiamano getti ascellari e hanno lo stesso vigore della pianta madre, per questo non li togliamo sulle piantine sane. Ora, è proprio quello di cui noi abbiamo bisogno. Qui c'è già, vicino non so se si vede, un piccolo accenno di getto ascellare, detto anche femminella. In una situazione normale, come lo vediamo, lo togliamo. In questa situazione noi dobbiamo lasciarlo crescere e sarà questa che sostituirà il tronco madre della pianta. Quindi io adesso la metto a dimora, la tratto esattamente come tutte le altre piantine e nel giro di una settimana, 10 giorni, a seconda del vigore della pianta, verrà fuori questo getto ascellare. A quel punto io reciderò qui, o addirittura qui, così potrò usarne anche un altro, perché tanto vedete anche qui ne sta facendo una. Sceglierò il getto ascellare migliore e terrò quello esattamente come se fosse il tronco principale. Quindi ci rivediamo quando avremo i primi risultati, ma nel frattempo, se dovesse capitare, non le buttate, perché buttate via i soldi. Allora, sono passati circa 7 giorni da quando ho messo a dimora questi pomodori rotti. Guardate, 2 femminelle, ne abbiamo una qui, una qui, una qui e una qui. Allora adesso potremo fare più cose, potremo toglierne una e lasciare soltanto quella superiore che è bella vigorosa e qui fare la stessa cosa che è piccolina. Però visto che è ancora un po' presto e le piantine sembrano sane, farò che lasciare così tutto quanto ancora per qualche giorno, dopodiché prenderò la decisione se togliere quella sotto o quella sopra. Io propendo per togliere quella sotto e lasciare quella sopra. Però vedete, la piantina ha reagito, anche se a poco ha parato a fogliare, lei è vigorosa, lei sta bene e va avanti così. Bene, ci vediamo fra qualche giorno, vediamo poi i risultati. Sono passati circa 15 giorni da quando iniziato il video. Ecco, guardate, vi faccio vedere solo il risultato, dopodiché chiudo. Guardate qui, qui abbiamo una femminella bella robusta che sta già arrivando all'altezza del ramo che si era rotto, che è questo, vedete. Da qui, guardate che meraviglia, ne è nata un'altra di femminella che prende esattamente il posto del ramo rotto. Quindi tra un po', pensate il vigore della pianta, dovrò togliere questa e lasciare questa qui. Qui a fianco invece abbiamo una situazione simile, solo che la seconda femminella è un pochino più in basso e anche qua vedete sta venendo fuori questo getto ascellare. Quindi qui ho 2 possibilità ancora da definire, differenza di questa piantina, che invece ho già capito come andrà. Una settimana prossima toglierò questa e lascerò crescere soltanto questa sopra. Quindi, ricapitolando, se si dovesse spezzare una piantina non la buttate, perché se la parte del fusto è buona, che non si è piegata, la potete salvare al 99%, vedete che risultati che ci sono. È una cosa in più che potete sapere per non buttare via una piantina, soprattutto se l'avete acquistata con quello che costano oggi. Dispiace, eh? Allora, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici. Se hanno un orto, questo piccolo consiglio potrebbe venirgli utile. Vi auguro una buona giornata.